Continua la striscia di polemiche da parte del centrodestra locale riguardo la presenza in Barcolana dell'imbarcazione chiamata Io Accolgo, simbolo della campagna nazionale declinata per il Friuli Venezia Giulia per la raccolta firme volta all'abrogazione dei due decreti sicurezza e degli accordi fra Italia e Libia, che vedrà nell'equipaggio alcuni rifugiati ospitati a Trieste. A dirsi contrario oggi è stato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, molto duro contro tale iniziativa, dubbioso sulla possibile presenza di fondi pubblici a sovvenzionare il progetto. Penso che siano iniziative che io mi domando, magari il nostro pensionato che non arriva a fine mese, mi domando il nostro disoccupato che non ha la spesa da portare a casa la propria famiglia, cosa la pensa che vengano utilizzati i soldi per fare la barcolana per chi è entrato irregolarmente. Io ho molti dubbi, ognuno privatamente faccia quello che vuole, stanno verificando, so che c'è un'interlocuzione parlamentare per capire se c'è stato un contributo da parte della Presidenza dei Ministri, vedremo se c'è stato. Se fosse stato, mi auguro non sia così, anzi sono convinto non sia così, perché mi auguro non siano questi folli, sarebbe molto grave, perché a quel punto sarebbero anche soldi pubblici che vengono utilizzati. Il governatore ricorda poi come l'impegno della regione punti ad altre priorità. Lavoro per con Fincantieri per trovare lavoro ai nostri cittadini, lavoriamo con tutte le misure di sostegno alla povertà, diamo gli asili nido gratuiti dal secondo figlio in poi per il 90% a cittadini italiani e del Friuli Venezia Giulia. La regione va avanti in quella direzione, dopo qualcuno protesta, ma noi andiamo avanti e sono convinto che la maggioranza dei cittadini vada in quella direzione. Infine un appunto sull'attuale situazione internazionale e le ripercussioni che investono anche l'Italia. Noi non possiamo pensare di essere al gioco della Turchia, che faccia quello che vuole, possa massacrare popolazioni e noi stare zitti. Noi non dobbiamo stare zitti, ma per farlo dobbiamo mettere a disposizione personale, nuovi mezzi a disposizione, ipotizzare se, di utilizzare Frontex per controllare tutti i paesi della rotta balcanica, aiutare Croazia e Slovenia per il controllo dei confini, e se ciò non funzionasse, ho sempre detto, siamo disponibili anche a sospendere Schengen.